Yo, what's good everyone? Oggi andiamo a reagire a Poker da Gentleman. E volevo un po' spiegarvi un attimo il succo del video, no? Perché in realtà molti di voi potreste non saperlo, ma io di lavoro faccio il pokerista. Gioco poker online, questo è il mio lavoro da quando avevo 19 anni, quindi sono già 15 anni che faccio questo di lavoro, quindi raga, un pochino penso di capirci, no? Quindi ci vediamo un video divertente, ci facciamo due risate, e intanto se vi piace giocare a poker, magari, non lo so, qualcosina magari imparate con quello che ho da condividere, no? Non mi definisco un campione, un asso, scusate un po' il gioco di parole del poker, però vabbè, qualcosina magari ve lo posso insegnare, poi sti cazzi, vediamo un po' come va, dai, divertiamoci un pochettino con sto video. Giochiamo i pezzi forti, qui si va nelle proprie... Sperando che questo sia Hold'em e non 5 card draw, perché il gioco a 5 carte italiano non ci ho mai giocato in tutta la mia vita, quindi so giocarci, per carità, ma faccio schifo ovviamente. Mi piace. Ah, sono pure al casinò. Che lavoro, un gran pittore. Buona serata amici. Conte della Massellanza. Che è la Massellanza? E ben ritrovati in un appuntamento gentleman. Buonasera Jack. Buonasera a lei. Questa sera vi faremo respirare un'aria di scommesse, un'aria di gioco. Ci sfideremo in questa poker night al green, ricco di difetti e privo di pregi. È qui con noi il principe. Sembra me. Buonasera principe, per gli amici. Vix Muria. Si avvicini e si accomodi, bello e Buonasera. Buonasera. Dottore. Cerchiamo di regalare equilibrio al tavolo chiamando lo splendido ed elegante Duco. Duca del Merluzzo. Buonasera, principe. Duco. Buonasera, conte. Duca. Buonasera, Jack. Buonasera. Ti ricordavo Black. Regaliamo il nuovo equilibrio. Ok, quando farò queste battute sono quelle che farei io e mi viene voglia di interrompere il video perché le farei pure io quelle battute. Io per difetto invitando il quarto gentleman, il temuto barone di Marenduzzo. Privo di eleganza ma pieno di alcol nelle vene. Barone, credo debba andare di là lei. Barone, lei è già in bibita. Di Marenduzzo. Piacere. Dovete sapere che tutte le sere il barone ha l'usanza di ripresentarsi, in quanto la mattina seguente già si è dimenticato di... Occione, Thomas Angry si mangia tutto, quindi si può mangiare tutti i polli al tavolo, attenzione. Essere parte del gruppo. No, prego, sono ubriaco, sia chiaro. Si accomodi. Un piccolo problema. Non voglio indagare oltre. Ho l'unghie incarnate. Non voglio indagare oltre. Picchia, barone. Ma dove sono a Venezia? Ma sono al casino di Venezia qua. Passa l'intro, è una figata. Buonasera cari gentlemen, bentornati. Come ogni sera giocheremo a una partita. Jack Nobile, mago prestigiatore. Ma è famoso Jack Nobile se non sbaglio, no? Prestigiatore e croupier. Poker, Texas Hold'em. Avete lo stesso numero di fish. Come sempre si gioca coi soldi. Non si dice, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, non incominciamo, non puoi fare il croupier di lavoro e dire fish, si dice chips, oh mio Dio, no, non si può, dai, un po' di professionalità, quindi, Dio mio, chi dice fish? Fateceli vedere. Sì. I fish sono quelli al tavolo, quelli che batti a poker. Cioè nella macchina della macchina. Nella macchina della macchina. La mia macchina ha una macchina. Mm. Ragazzi. Che sciocchezza, il denaro cartaceo. Siamo gentleman tecnologici. Non avete Satispay, vi ricordate? Certo. Ah. Ci salverà di sicuro. Bello, bello come hanno introdotto Satispay il bonus, e lei è lo sponsor. Possiamo sia crearci un conto per risparmiare, che so io, per le ferie o in questo caso il montepremi della serata. Oh. Ora vado subito ad inserire una cospicua somma di denaro. Poker gentleman. Salvadanaio, ecco qua, 5,40€. No!
Gesù, non ci credo. 50, vabbè, 5 euro. Al principe esagera. Io sera. Ho fatto una richiesta di un euro. No, glieli presto io per questa sera. Sì. Glieli invio subito. Glieli trasferisca, che grazie a Satispay siamo subito lesti e pronti a cominciare. Perfetto, perché il vincitore si porterà a casa tutto il montepremi, che mi sembra aggiri attorno ai 15 euro. Sì. Minchia! Bene. Cari gentlemen, possiamo iniziare la partita. Unica cosa, vi chiedo di tenere d'occhio le mie mani, perché essendo prestigiatore ogni tanto potrebbe sfuggirmi qualche falso taglio, come questo, e potrei controllare delle carte, come in questo caso degli assi. Quindi bisogna stare molto attenti alle mie mani. Cercherò di dare contegno. Sì, si limiti. Tra l'altro vorrei dire si limiti. È l'unico che può farci da croupier, perché anche egli, come noi, è nobile. Oh. Ah! Complimenti. Bravissimo, quanta novità. No, no, no. Lei è il piccolo e grande buio. Sempre io devo mettere i soldi più grandi. Lei è il barone, deve per forza. Quanti soldi le devo? Due. Perfetto. Io direi di iniziare a dare le carte con un taglio, Questo era falso, mi sono sfuggite le mani. Questo è vero. Non ho visto la differenza, grazie. Bene, manco io. Iniziamo alla grande, direi. E tre coperte. Come tre? Vabbè, sì, in effetti. Non ho ancora iniziato. Vedo la puntata del barone. Vedo e stravedo. Oh, il barone. Non so se no, 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 sta roba è guardabile, dai, non si può, dai, non si può questa roba, no. Cioè, non puoi fare due call, oddio, e puoi risare del doppio, cioè, no. Poi sei anche fuori posizione, cioè... No, è inguardabile sta giocata. No. Rilancio. Come direbbe il buon Caressa, una giocata barbara! Accompagno il barone in questa meravigliosa avventura. Ma ci credo! Chiedo scudo. Io copro. Chiedo scudo. A freddo? Che faccio? Esco? Assolutamente no. Seguo i miei fedeli destrieri. Ma sì, ma hanno sbagliato tutto il giro! Aspetta, hanno sbagliato tutto il giro! Cioè, scusa, si è iniziato questo qua sotto Merluzzo, poi ha fatto Murri, in teoria dovrebbe andare verso Lazzarin e poi per ultimo Thomas Angri, no? Invece hanno fatto un giro tutto strano, non ho capito. Infatti, scusa, se era il piccolo buio, dopo Murri doveva agire. Invece ha fatto che fare prima il grande buio, no, vabbè. Non arriviamo alla fine! Scusate, raga, sono troppo puntiglioso, però lo faccio di lavoro, cioè, questa roba che dai. Cioè, speravo che fosse un minimo professionale, dai, così non è professionale per nulla, è tutto sbagliato. Ok, vabbè, anche per intrattenimento, però almeno un minimo corretto dovrebbe esserlo, no? Prendo. Che faccio? Esco? Assolutamente no. Seguo i miei fedeli destrieri. Ah, piatto ricco, mi ci ficco. Girerò le carte. Prego. Sì. Opa. Non male. Ok, quindi questa è abbastanza buona, Diciamo che buon Merluzzo, 7 Jack, c'è una doppia coppia. 10 donna, molte outs, molte carte che lo possono aiutare, più una coppia di 10. Asso 7 ha la coppia più bassa, che si chiama bottom pair. E buon Danny Lazzarin, detto lo smilzo, non ha nulla di nulla. Ah no, forse sì, aveva il Jack. Malissimo. Quindi tutti quanti hanno preso qualcosa. Ok. Non male. Tra l'altro, se mi permettete, lei ha già fatto una coppia. Ma io aggiungerei altri 40 centesimi. Ma come 40 centesimi? No! Stiamo giocando un po' pesantuccio. Cioè, aspetta un attimo, no, aspetta, sta cosa è infattibile, cioè, il piatto è di 15 e lui betta 40 centesimi, cioè, non c'è neanche un minimo in cui devi, cioè, non c'è neanche una minima puntata né nulla. Fatemi ricontrollare un attimo. Ma questo whisky è di Giacomo Daniele. No, non credo. Credo sia del barone. L'ha portato lui. Certo, l'ho portato a casa. Ma è un whisky, non è un barbo. Ah, è vero. Giacomo Daniele. Gentlemen, io copro cofago. Coprofago? Lo copro cofofago. Vabbè, diciamo che comunque se uno ti punta 40 centesimi su un piatto da 15 euro, io chiamerei pure con 2-3 che non c'è nulla di nulla, proprio in assoluto. Cioè, è troppo poco, dai. Coprofago. Sei obbligato a chiamare con tutto. Gusti sono gusti. Bella live.
Allora sì, allora sì. Sì, ma hanno mancato uno. Tocca ancora lui, perché sta mettendo giù l'altra carta. Ho sbagliato, vede? Che potrebbe stare bluffando il nostro amico. Sono forse così intelligente? Ma non hanno fatto... No, mi ha fatto troppo male sto video. Altri 20 centesimi. Ah. Ma no! Sta mettendo veramente in difficoltà. No! Però... Cioè, li vedo. No! E li metto pure. Copro e son curioso. Bussa mettendo il denaro. Confonde il croupier. Avanti! C'è un posto che non mi permette di veder bene le carte. Questa è una carta abbastanza di merda, perché il buon Merluzzo va una doppia coppia e adesso deve dividere con il buon signor Smilzo, perché avevano entrambi una coppia di Jack, ma è stata superata dalla coppia di 8 sul board, quindi dividono. Vabbè, diciamo che ha fatto di tutto per non far uscire nessuno dal piatto, quindi vabbè, un po' se l'è cercata, dai. Parte un attimo. Lei non capisce se questo è un 8 o un fallimento? Dopo aver tolto il riflesso, sono ancora più conscio di essere un cretino. Ok. Check. Ma come check? Rispetto. Vabbè, sì, in effetti. No, check. Oramai. Scusi, Jack. Scusi. Check. Beh, a questo punto credo tocchi a me girare le carte. Faccia vedere se ha fatto l'arrogante. Sì, avete diviso. Ci picchia, vi è il Jack. Quindi abbiamo questa situazione, una doppia coppia di Jack e di Otto. Io rispondo, ne vero, caro Duca, con... È perso. Quindi anche lei una doppia coppia, ma sì, non batte quella del nostro Duca. Ma, ti dirò, pensavo peggio. Ha diviso. Per il momento me la accompagno con il Duco. Niente. Barone. Lei è stato arrogante. Ha bluffato. È water bluff. Sono stato preso in giro l'ennesima volta dalle donne. Sì, l'ennesima, ne è conscio. L'ennesima, notare l'ennesima. L'ennesima. Per non dire la decima. Beh, avrei... Allora, ok. Farei un brindisi allo... L'ennesima. Allo spritz. Allora, facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi allo spritz. Allora, all'oro e al rosmarino. Purché non menta. Quindi c'è stato un pareggio e direi di dividere la somma, la somma. Questua solo tra i vincitori. Cosa molto importante, i bui raddoppiano. E va bene, punterò, è vero, 40 rupie. Minchia, che cazzo di partita di merda è? Ma come fare i bui a raddoppiare dopo una mano? Ma Dio Cristo, no, madonna, se fosse così il poker vero. Meno male che questo è solo fatto per divertirsi, dai. Far giusto il video, perché se i bui aumentassero ogni mano, Dio buono, cioè, avrei già smesso di giocare a poker, cioè, non conta più l'abilità, è solo fortuna. Rupie. Posso chiedere cortesemente al barone di andare nel suo spazio limite, per cortesia, perché tra un po' lei, ha capito, mi viene a vedere le carte. Ok, queen 10, jack 10, asso 5, suited, dello stesso seme. Abbiamo dei capponi, eh? Degli al cap... Ma come? Come? Ti mangerei la testa. Come call. Raise, Dio buono. Raise. Io raiserei almeno 5 o 6 volte il piatto, perché mi sa che questi sono tutti call happy. Mi piace molto andare a vedere un po' con le carte che hanno, eh? Quindi un bel raise almeno 5 o 6 volte il piatto lo farei assolutamente. Il buio, cioè, non il piatto, scusate. Sì. E il paccioccone. Oh. Anche lui, avrei resato definitivamente con lui, eh? Mi serve un'altra punta e una coperta più grande. Mi permetto, dato la... Ha resato solo il doppio. Vabbè, adesso spero che con KK gli vada sopra, no? La vincita di poc'anzi, di spendere un po' di più e di seguire il barone in questa crociata al guadagno del conio. Vi seguo. Ma vagli sopra! Vagli sopra! Soli in questa. Grazie. Pronto. Voglio piangere. Stizza. È l'unica cosa che le rimarrà a fine serata. Non più la stazza, bensì la stizza. Ah, beh. Ok, se è 4-4, diciamo che asso 5 ha un flop abbastanza buono, diciamo. KK ovviamente domina su tutti quanti, quindi spero che punti finalmente. Spero davvero, raga, lo spero, eh. È cartone. Mi devo dire. Parlo io, ordunquo. Attenzione, vediamo se avete il fegato. Quanto ha messo quel giovane fallito? 50 centesimi. Non mangerà per una settimana. La seguo. Ma crepi la verità. Ma come? Ma come? Ma che chiamano? Ma che chiamano? Non hanno nulla. Lei mi fa uscire sempre. Vai, all in. Io andrei all in con KK, hai vinto. Dai, vai all in.
abitudine. Continuo sulla mia, altri 50. Ah! Un sentore di bluff. Che sia Water Bluff anche X Murri. Attenzione. Ah, continuano a chiamare tutti. Questi silenzi prima della puntata del barone sono sempre molto esperti. Dai, buttale, buttale. La mia mano è cambiata. Sì, perché no, con questo croupier non si può... Butta Q10, butta, non hai nulla, Dio buono. Cioè, oddio, forse l'asso ancora, se betta sempre 50 centesimi, però dai, Q10 le butti ormai, dai. Non sapere mai, sapete. Infatti. Non tornatevi sempre. Hai perso, buttale. Le budande. Le budande. Le budande, perdoni, le budande. Signori, fall. Così. Bravo, bel fall. Sì. L'udienza è tolta. Due. Devo dire che la mia scelta è stata... E basta. Chi sono io per cambiare il flow di questa mano? Ancora! Ma vai, Olin! 4 io rido perché... Sto contando il conte. Cosa conta? Sto aspettando e voglio vedere se cambi... Cambiano anche queste. Ma non succede... Oddio, cioè... Con Asso 5 oramai mi arrenderei perché... Oramai hai già capito che non puoi vincere sta mano, cioè... Vabbè... Con Jack 10 colli, pensando di aver vinto, invece ti ritrovi KK del buon Murri, che non si sa perché non siamo andato lì, però vabbè, dai. Fold, ok, bravo. Le ho contate nel frattempo, l'ho fregata. A questo punto, barone, è una questione personale. Ma io ho già vinto, come le dicevo, ho già visto le carte che c'erano nel mazzo. Quindi posso permettermi di... rilanciare senza... No, ma perché non ha senso? Non... E ma con... No! No! No, come? No, non è posso vero. Posso permettermi di... Ha rilanciato del doppio su un piatto di non so quanto oramai, perché non lo scrivono, non si sa per quale motivo, e ha fatto soltanto call. No, non ci credo. Rilanciare senza nessun problema. Ma chi sono io per non seguirla? Sarei un pazzo visto. Ma lei è un idiota, perché gli ho detto che ho già visto tutto e so di aver vinto. Scopriamo dunque le carte. Io ho un K, ma come se non bastasse, ho un altro K. Doppia coppia. Io le mando a fan... Ah, ma che piacevole sorpresa. Complimenti. Oh, mio Dio. Ma, croupier, questi mi avanzano. Se ci vuole dilettare... Grazie di cuore. Generoso il principe. È un piacere fare affari con voi. Dopotutto, il principe è la carica più alta tra noi nobili. Io glielo dico. Se lei mi dà un 25 di mancia, la farò vincere alla prossima. Ma lei è un disperato, Tom. Lei stia zitto che ho costruito un impero così. Io comunque le avrei dato la mancia per farci dilettare un attimo, un piccolo gioco di prestigio. E adesso lo vedrà. Ho paura che questo gioco di prestigio mi si rivolterà contro. Esattamente, sì. Ok! È un mago davvero. Vabbè, poi lo dici così, dai, lo dici così, è ovvio che c'hai asso, no? Però... Si raddoppia, mio caro. Cioè, aumenta, 10, 2 da 5, principo, quelli gialli. Ah, eccomi, mi ero un attimo frizzato. Cioè, avevi i regoli a scuola, con quei colori e i numeri. Tocca per primo a... Masseo, stavo dicendo, a Coso, com'è che si chiama? Lazzarin, no? Perché sì, ha messo il grande buio, mi pare, Coso, Murri, no? Lo vedo lì davanti. Asso Jack, ok. Ma che giochiamo a fare se il conte ha comprato? Ma non è vero. Cos'è che aveva? Asso 4, ok, quindi non ci sono più assi. Non so se è tanto buono oppure no, a meno che non vadano lì in preflop. Ma che giochiamo a fare se il conte ha comprato? Ma non è vero. Cosa le fa pensare che io, Olin? Cosa le fa pensare? Olin viene chiamato sicuramente. Sicuramente viene chiamato da Asso Jack. Adesso magari vediamo che cosa c'ha Thomas Angry pure. Ah, call solo! No! Ma come call? Vabbè, buttale, dai! Vede? Arcipigna! E io vi accompagno in questa È forse avventura. Ghiotto di carte? Com'è questo Bourbon? Lei l'ha già finito! Posso girare le carte? Sì, prego, lo perdoni. Scuote il nasino. Ma guarda come va avanti di 10. Ah, lei sta pushando, Checco. Complimenti. Ma cosa chiama? Cosa chiama con 5-4? È incredibile. Come fa a chiamare? Più il gioco va avanti, più va avanti, incredibile. Ehi, messie. Vedo. Ehi. No, vabbè. Ah,
Maledetti. Oggi non è perché con una donna vince Murri, eh. Però non penso che arrivino mai a creare chissà che pot. E si continua. Due gialli. Ancora 10. No, oddio. Ma lei segue sempre. Che cos'è un segugio? Due gialli. E 100.000 euro. Ma perché? Ma perché non ha alcun tipo di senso? Non ha alcun tipo di senso. Poi comunque, raga, quando si fa un bluff giocando a poker, bisogna sempre farlo con un minimo di criterio. Cioè, ovviamente lo fai con mani che non possono vincere, no? Perché sennò non sarebbe un bluff assolutamente. Però devi farlo con qualcosa che... non lo so, con un draw colore, oppure con un draw scala. Un draw è praticamente un progetto scala, un progetto colore, oppure un... non lo so, cioè una carta che blocca un'altra, quello che può avere un altro. Forse è un ragionamento troppo avanzato quello che sto facendo. Però non si fa con asso 4 su... oh mio Dio. Su 10-2 KK non puoi farlo con asso 4, dai. Avesse avuto magari l'asso di pick, dici vabbè, nessuno può avere il progetto colore con l'asso di pick, perché un asso ce l'ho io, anche se non posso far colore, però glielo blocco. Ma così proprio nulla. Nulla più totale. Gli è andata male che si è trovato asso contro, perché sennò magari sarebbe potuto funzionare, perché io mi immagino che Murri folderà giustamente, no? Oh. X Murri vuole un binocolo. So che non ha mai visto questa cifra in vita sua. Fold. Infatti. Darle del coniglio. Ah. 100.000 euro, sa quanto ci metto io a guadagnarli? Mai visti e mai li vedrò. Mi fermo con un blu. Io, Jack, avrei anche una buona mano, ad essere sincero, ma... ma dove? Non ce li ho proprio. Bene, quindi lei ha foldato, ma rimanete... ah, ha già perso. Ultima carta? Ultima ha già carta, perso. Carta. No, anche questo è sbagliato, dai. Però questo episodio, cioè, l'editing e tutto quanto è fatto benissimo, però, cioè, se fai un episodio del genere, devi almeno fare una cosa che abbia senso, no? Cioè, come se facessero un episodio di... non lo so, vai a giocare a calcio e metti tutte le regole inventate da te stesso fatte male. Qui è tutto fatto da schifo. Cioè, quando tu vai all in al turn, manca una carta a scendere, i giocatori sono costretti a girare le carte e vedi che cosa succede. Cioè, uno lo sa già se può vincere oppure no. Cioè, così non ha senso. È fatto tutto sbagliato, ho sbagliato le posizioni, ho sbagliato le bet, le scommesse, tutto quanto sbagliato. Cioè, a me fa girare abbastanza le balle questa roba, eh. Molti magari non capiranno molto di poker, quindi non gli darà fastidio, però... cioè, hai soldi per pagare un editing fatto bene così, dovrebbero anche pagare qualcuno che gli insegni bene come si fa la cosa fatta bene, no? Cioè, assolutamente, così è fatto troppo male, troppo. Mezzo milione di dollari. Eccolo qui, bello... no, ma poi scusa! Ah, ma non sono all-in allora, non sono all-in. Ah, non erano all-in. Ok. Sì, ma allora come fanno, scusa, avere 110? Vabbè, tutto inventato, dai, già capito. Sto troppo a prenderla troppo letteralmente. Mazza, senti, mai nella vita lo sentirai? Ha lo stesso odore della frutta. Conte, ho più grande rispetto per lei. Sì, è coraggioso, vada. Per le sue manovre finanziarie. Si fidi, ha una scelta. Meglio la scelta che la sciolta. Certo. Vivere nel fallimento e nella mediocrità o tentare l'onore eterno. Il sacro guerriero sa quando è il momento di ritirarsi. Fold. Ah. Va benissimo. Vabbè, era un bluff terribile, dai. K, perché presumo che questa partita sia stata truccata. L'unica cosa che è stata truccata qua è la mia pelata. La partita è nobile, come il croupier. Sono obbligato a far vedere? No, a sua scelta. Ma io me lo sbatto in faccia. Oh. Ah, ah, beh, e allora? Ah. Questo è un full. Quindi io direi che il buio raddoppia da 20 a 40 e... buon barone, 200.000 dollari. Io mi propongo, per mettere un po' più di piccantezza, altri 100.000 dollari evocato. Vogliamo essere realmente orgogliosi del nostro danaro? Giochiamolo duro, perché noi ce l'abbiamo. Che guarda, propongo un 200-400.000. Tocca a me, grande buio, devo investire tutto io, insomma. Mi vedo costretto a seguire appunto il barone con questi 400.
Io non solo vedo, ma sento e aggiungo un milione. Madonna! Ma perché? Ma perché? Ma perché? La mano del dio. Ma perché? Ma perché? Ma che senso ha? Ho aperto il buio. Può cambiarmi gentilmente in 5 pezzi da 100? 4, 5, l'ultima gliela faccio anche volare. Svetta, grazie mille. Ma Conte, lei non guarda nemmeno le carte? Cioè lei... Non c'è bisogno, mi sento fortunato. Ecco qui i 200.000. Ok, questa è una cazzata totale, raga, perché... Ok, prima di tutto facciamo un bel ragionamento. Ok, queste cose... In teoria le si potrebbero pure fare, no? Chiamare senza vedere le carte. Mi ricordo ancora... Tanto tempo fa, quando iniziai a giocare a poker, ci stava sta ragazzina norvegese che vinse un torneo di, non mi ricordo più quante persone, forse 90 persone, senza mai guardare le carte. Cioè, senza mai guardare le carte. Lei non ha mai guardato le carte e ha vinto il torneo, tutto giocando di posizione, giocando sulle carte degli altri. Quella è stata una cosa fantastica. Ma quelle cose lì le puoi fare quando sei di posizione. Quando sei fuori posizione dovresti giocare soltanto le carte più belle che hai, perché perdi. Fuori posizione si perdono soldi, quindi bisogna sempre cercare di perdere il meno possibile quando non si è in posizione. In posizione sarebbe il bottone, e quando sei nel piccolo buio sei per forza quello più fuori posizione. Raga, comunque adesso andiamo a vedere che cosa combina, dai. Mila. Oh, chiedo scusa. Era una marcia per me. Aumento di 500.000. Lei deve ancora coprire, sinceramente. Mancano 500.000 dollari, euro. Lei fa tanto il fenomeno, però alla fine... Non ci arrivo al milione. Faccio avere tramite Satispay al croupier. Cambio. Ma e se chiedo... vuole... Stia fermo. Che fa? Ruba. Lei è mago e ruba. Non ne ha bisogno. Se vuole... Lo faccio solo... Questi 100 li trasformo in 500, così può tenerseli. È la magia così. Nobile, se io gli faccio una mancia da un 500... Ma come? Scusa, aspetta. Ha restato 5... Ah, 1.500.000, giusto. Mm-hmm. Mi riesci ad avere qualcosa? No, me la tengo io. Signor... Complimenti. E allora... Copro. Manca il duco. No, tutti! Io direi di scoprire, tutti dentro! Quindi le carte. Ok. Mi sono pittato addosso, perfetto. Minchia. Ma ormai le butti, buttale, full. Copro. Ma che colli? Per vedere adesso? 400. Fatemene andare bene 300. E uno. Ma non le guarda ancora? No, vabbè, ma che cos'è sta roba? Ma perché non le guarda ancora? Non ci credo. Io non arrivando a coprire la puntata... punto un cubetto. 500 grammi, 100.000 più o meno. E allora copro. Siamo pronti allora a scoprire la prossima carta. Aia. Qui si fa male, eh. Murri si fa male. Colore contro coppia di Q, eh. Il 10, boh, oramai c'è il 10, non so, cioè oramai è perso col 10, che fa? Bisogna vedere le carte di cosa, di Lazzarin, che cosa c'ha, se c'ha magari un colore migliore, asso K per la scala reale. Potrebbe darsi, c'è un mago che dà le carte. 40, non ho molto di più. Credo sia il momento di tirare fuori gli attributi. E dove li ha comprati? Vado in all-in. Ma come? Attenzione! No. Hai perso contro Thomas Angry. Con la risata da cattivo dei fumetti. Io riesco a coprire buon Jack. Ma guarda queste cazzo di carte! Madonna, mi sta facendo venire nervoso che non le guarda, di buono. Lei non riesce a coprire. E neanche se le trasferisco nel suo conto privato di Satisfy. Quello sicuramente sì. Ta-ta-ta, effetto sonoro in post-produzione. Dovrebbe esserle arrivato. Controlli, buon Jack. È arrivato. Che tecnologia, Hogwarts, è bellissimo. Ma non le guarda! Riesco a separarmene. Barone. L'ultimo lingotto. Me lo gioco. Cosa intende fare, Duca? Duco. Ma anche lui! No! Un guanto di sfida. Però,
però aspetta, se entra il 9 di quadri fa scala colore, o con un altro quadri batte il colore di Thomas Angry, però non ha senso, cioè non ha senso. E ci metto un originale. Vediamo. David William. Facciru. E dopodiché non vedo l'ora. Ci giochiamo i pezzi forti, qui si va nelle proprietà, mi piace. Croupier, a lei. Vi dirò. Vi devo dire. Allora ha vinto 3-7. Ah! Il sacro fazzolo. Esatto. È tessuto da Arianna in persona. Vedo ancora dell'umido in quel fazzoletto di Arianna. E ce n'è. Stiamo, grazie. O si continua giocando proprietà o questo è il finale. Il problema è che non può vendere il ponte dove abita il principe perché non gli appartiene. Ponte no. Ma non puoi, ma non puoi, è andato Lin. Ma perché sto continuando a bettare? È andato Lin. Oh mio Dio. È andato Lin, oramai è finita. Ma non puoi. Attenzione. Ci saranno due pirofile buone là dentro. Quella sì. Complimenti. Ma prego, ottavo nano, contolo. Ovviamente non mi tiro indietro. E mi gioco non solo il mio prezioso Jean-Paul Geoffroy Jessien Vivienne, ma giocherò anche la chiave della mia proprietà in montagna. Che altro non è la chiave del bagno dell'autogrill in Trentino, ma comunque è sempre ghiotta di nuovo. Autogrill toilet key! Mantelli. Eccola qua. Barolo! Barolo! Calvino! Ma dove mi è andato, Barolo? Che fa? Cos'è? Attenzione! Sì, esatto. Un forziere! I tesori di famiglia! Ma lei è un pirata, mette a riparo i beni nel... Però io quel che vedo è solo del legno. Noi ci fidiamo, Conte, ci fidiamo di lei. Ci saranno le solite sanfrusaglie qui dentro. Che c'è? Com'è che dite voi? Minchia. Può bastare. Può bastare, bene. Duca. Dica. A lei scoprire le carte. È il momento. Non avrà niente, al solito. Infatti non ha niente. Dove sta andando? Cosa fa? Una. Una carta ce l'ha ed è un 10 e... Doppia coppia. Doppia coppia. È una bellissima mano. Ah, 10-6, neanche 10-8. 5. Un 5. Però... Però. Oltre al 5 ho anche una bella butta. E questa mi è una doppia coppia ben più alta della mia. Eh sì, perché è di donna. Conte. Non lo sa neanche lui. Vi devo dire che adesso un po' di strizza ce l'ho. Perché Conte, ricordiamo che lei non ha ancora visto le carte. Quindi. No, che pagliacciata, lo sapevo, che pagliacciata, lo sapevo già, scala reale, raga, vi dirò, scala reale l'avrò fatta, in 15 anni che gioco a poker, scala reale così l'avrò fatta 3 volte, 4 forse, per farvi capire che pagliacciata è questa. Però vabbè, dai, è un video per intrattenere, quindi ci sta. Però sta un po' sul cazzo questa cosa, eh. Anche quando guardi i film del poker, guardi Casino Royale di James Bond, tanti altri film che hanno fatto del poker, ci sono sempre ste mani improbabili, praticamente impossibili. È un po' una cagata, dai, cioè... Però è normale, dai, cioè il cinema è sempre così, sempre tende di esagerare le cose, allontanarle dalla realtà, come fanno nei film storici, si inventano la loro trama. Beh, sta roba sta un po' sulle balle, però vabbè. Quindi il colorino con 3-7 non vale nulla. Una buona scala reale. Credo che lei possa vincere. Mi devo dire! C'è un solo modo, può vincere soltanto con quello, barone. Col capo. Barolo, se vuole mostrare le sue carte, italiano, mamma mia! Sette. C'era un colore comunque? Era comunque in seconda posizione. Acciminchia, signor nobile, lei è proprio acciminchia. Un prestigiatore. Sì, sì. Oltretutto non ho mai visto una scala reale in vita mia da quando gioco a poker. Perché non esistono. Non esistono le scale reali nella vita reale. La in effetti. È l'animale più bello che c'è. Dopo la... No! No!
Signor Conto, lei ce l'ha fatta anche questa volta. Cosa sono diventato? Uno scontrino. Esatto. Signor Conto di Satisfay, lei ce l'ha fatta anche questa volta. Chissà come mai. Bisogna battere cassa. È ora dei dividendi. Allora, io avevo messo 7 euro. Lei me ne aveva chiesto uno, che fammelo ridare. No, l'avevo dato al signor Principino. Veramente gliel'avevo prestato io, quindi non solo perdo l'euro, ma perdo anche i miei 2,50 iniziali. Oltre alla dignità. Conte. Ritiri pure il salvadanaio, i miei 7 euro sono lì. Mi prendo il mio orologio. Eh no, ma lei si prende il Wimbledon Blanc Bon Canton. Ma lei ha vinto i 7 euro. No, ma scusi. Buona serata, signori e viru. Almeno il fazzoletto. Beh, arrivederci, arrivederci. Io a questo punto, se posso, la carta fedeltà. No, ma almeno la carta fedeltà me la lasci. No, si fidi, serve più a me che a lei. Buona serata, alla prossima. Beh, se allora, tanto mi da tanto, è tutto mio. Mi scusi. Eh no, l'ho scritto. Il sacro scrigno, che fa? Se ne va? No, i lingotti no, però, i lingotti no. Il prestito di prima, il centesimo. Mi scusi. Che dire, Jack? Il video di oggi finisce qua, ancora una volta io e lei la spuntiamo, ma... Le è andata bene, eh? Dire di sì. Le chiavi della proprietà dell'autogrill. Questo qua è vuole forse lei... Ma un giretto lo farei volentieri. Ma si fidi, che ne vale la pena. Buon croupier, Jack. Grazie, io è stato un piacere. La ringrazio, ci ha deliziato dei suoi giochi di prestigio e della sua onestà nel dare le carte. Certo. È stato un piacere. È stato un onore grandissimo. Ringraziamo anche Satispay, che come avete visto ci viene sempre in aiuto, perché con Satispay non solo potete pagare nei negozi fisici e online, ma anche scambiare soldi tra amici, come avete visto, anzi, tra gentiluomini, e con il link in descrizione potete entrare come noi nel magico mondo di Satispay con 5 euro già nel conto. Approfittatene. Lei può darmi altri 500.000 euro. 500? Sì, a prezzo. Allora facciamo. Grazie, arrivederci. Di solito mi piacciono i video dei gentleman, perché sono fatti sempre molto bene, loro sono molto divertenti, hanno inventato questi personaggi, sono molto intrattenenti. Sto qui... Essendo un giocatore di poker, il poker in Italia purtroppo viene sempre messo in ridicolo, raga, è una cosa che non sopporto, viene sempre messo in ridicolo, vengono più spinte cose tipo il casino, i gratta e vinci, quelle cose che non c'è veramente abilità, cioè non penso che al casino uno se è bravo, cioè come fai a essere bravo, scusa, solo giri e basta, cioè che c'entra la bravura, poi boh, magari ci saranno dei trucchi per vincerci, non ho idea. E non viene mai pubblicizzata questa roba. Il poker viene sempre visto di malocchio, quando in realtà, cioè, se uno è capace, se uno vuole imparare, è sia divertente che in più ci puoi fare dei bei soldini. Cioè, io ci vivo da una vita col poker. Non sono miliardario, non ho chissà che soldi, non ne ho proprio, però c'ho una vita che va bene e mi piace molto questa cosa. Purtroppo viene sempre messo in ridicolo dalla televisione, quindi boh, non lo so. Mi dispiace, perché potevamo fare qualcosa di meglio. Il video ne è uscito bello, diciamo, però non è nulla, cioè tutto sbagliato in realtà. Cioè tutto sbagliato, quindi boh, non lo so. Io leggo i commenti che dicono... si meriterebbe le migliori piattaforme streaming video, però quando tu fai un gioco di poker e poi non spieghi alla gente come si gioca a poker, mi sembra un po' una mezza cagata, no? Cioè boh, vabbè, non lo so, io sono di questa opinione. Poi vabbè, il video per carità mi è piaciuto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Giocate a poker, ditemi che cosa fate, se vi è piaciuto questo video, se volete che ne vedo altri. Non lo so, quello che volete, dai, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!